puoi avvicinarti ancora di più vicino all'immagine. Sì, perfetto. Adesso possiamo inserire la musica. E tutti avrete un beneficio. Sentirete la voce di tanti uccelli e uccellini che accompagnano questa nostra passeggiata, vero? Luigi, allora siediti il più comodamente possibile. Fai tre respiri. E tutti i suoni della natura che ti fanno sentire sempre di più a tuo completo agio. Immagina che adesso da questa posizione da seduto entri in una posizione da sdraiato. Come se la sedia cominciasse a cambiare la direzione, come se scendesse in basso e tu dalla posizione verticale entri in una posizione orizzontale. E quando raggiungerai questa posizione, il tuo inconscio lo comunica tramite l'indice della mano destra o sinistra, che per un attimo si alzerà. Benissimo, il segnale ricevuto. Bravissimo. L'indice si è alzato, è rimasto alzato, comunicato il cambio della posizione. Molto bene, ora sei piacevolmente sdraiato e io faccio un riferimento alla sensazione che tu senti nel braccio sinistro in confronto con la gamba destra. Confrontiamo la sensazione e tu cominci a ragionare, più che ragionare, sentire se la sensazione nel braccio sinistro è uguale come nella gamba, e se la sensazione che senti nell'orecchio destro sia identica come nel piede sinistro. Molto bene. Ora concentrati sulla forza di gravità che attira tutti gli oggetti con una forza proprio magnetica. Senti questa forza che influenza il tuo corpo. Ora le tue braccia si sono alzate. Continua ad alzarsi e vanno in alto, in alto, in alto, piacevolmente, con sensazioni veramente piacevolissime,
che tutto quello che fai, fai benissimo, 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 ancora, ancora, ancora si alzano, vanno sopra il tuo corpo mentre tu sei sdraiato sulla terra, nella posizione orizzontale. Le braccia si alzano, vanno in alto, con sensazioni piacevolissime, in alto, in alto, in alto, in alto. E arriveranno alla posizione orizzontale, completamente orizzontale. E tu scegli quale braccio resterà alzato nella posizione orizzontale, come una spada, un totem, e l'altro braccio cade giù e si rilassa. Bravissimo Luigi, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Tu respiri profondo, entra l'aria ossigenata, il braccio diventa sempre più rigido, 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 sempre più rigido, 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 rigido. E mentre il braccio diventa sempre più rigido, la tua mente diventa sempre più spensierata e tu vivi quello che provi in questo momento, pienamente e totalmente. Ti senti libero, libero. Il canto di uccelli accompagna quello che stai facendo, molto bene, molto bene, molto bene. Il braccio diventa sempre più rigido, rigido, e resta nella posizione eretta, rigido, rigido, come se fosse di ferro. Rigidissimo, molto bene, bravissimo, bravissimo, rigido, 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 rigido. E ora improvvisamente in questa posizione tu cominci a volare e sei consapevole che la legge fondamentale della vita è un riempimento e svuotamento, e qualcosa riempie e qualcosa svuota o si svuota, e uno ha compito riempire, riempire, e un altro accogliere. E sei consapevole di questa realtà. Dunque due atti nella nostra vita, tutti e due piacevoli, riempimento e lo svuotamento, e la divisione dei compiti, riempire e dopo accogliere e svuotamento, tutte due cose sono importanti, importantissimi. E stavo dicendo che tu ora fai una specie di volo nell'universo e ti segue, ti orienta il braccio destro, e tu lo segui e in avanti, tu stai bene dentro. Provi qualcosa di eccezionale e segui il tuo braccio, che è diventato rigido, di ferro, e tu
tuo compito è riempire e voli per trovare un'accoglienza. Con il braccio riempirai questo buco e tu sai quale scegliere. Il tuo inconscio ti orienterà e resterai se ti piace, ma di solito piace e ti piacerà. E non c'è più tempo e spazio, c'è solo questo buco e ti infili dentro, dentro, con sensazioni piacevolissime. Le dita, il braccio, tutto il tuo corpo eccezionale. Se vuoi puoi commentare le tue sensazioni e anche in voce alta fare uscire tutto quello che senti dentro di te. Passi l'energia al braccio sinistro e il braccio sinistro prende tutta la forza del braccio destro. Le braccia si uniscono e tu vai sempre in avanti con sensazioni piacevolissime. Bravissimo, 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 bravissimo. Sei interamente identificato, identificato. Questa sensazione resterà per sempre dentro di te presente e ti accompagnerà per sempre. Forza, sicurezza, forza, 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 ancora, forza! Benissimo, molto bene, molto bene, per sempre resta dentro di te questo momento, ti rilassi, riposi, come se tu ti trovassi nel grembo della mamma che ti vuole bene, sei interamente nella posizione prenatale. Bambino che nel grembo della mamma che lo accoglie, che lo ama, la mamma respira per te, la mamma mangia per te
e tu sei in un liquido e stai nuotando nell'acqua e ti rilassi piacevolmente. Un giorno di nuovo da questo buco, da questo greco materno dovrai uscire, ma questo soltanto per entrare in un altro e ti piacerà tantissimo. E ora conterò da 10 a 1 e man mano conterò, tornerai nello stato attuale, in aula e potrai riascoltare il canto di uccellini piccoli e grandi per sentirsi completamente a tuo agio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, si aprono gli occhi, 4, 3, 2, 1, ora fai 3 lunghi respiri. E puoi ispirare il tuo corpo. Resta ancora qui seduto. Potete accendere la luce.